convegno, in primis per ringraziare tutti gli intervenuti qui sul palco, Anna Maria Bernini, presidente del gruppo al Senato di Forza Italia, Roberta Binotti, presidente della Commissione Difesa al Senato, Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, e il senatore Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e per me soprattutto fondatore di Italia Protagonista. Voglio ringraziare anche gli intervenuti in sala. Limiterò i miei ringraziamenti perché altrimenti dovremmo utilizzare tutto il tempo a nostra disposizione per salutare tutti gli amici che sono intervenuti. Voglio ringraziare il generale Serino, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, l'ammiraglio Credendino, capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il generale Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale Luzzi, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Conserva, capo di Gabinetto del Ministero della Difesa, e il generale Masiello, sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. E veniamo al tema di oggi, la difesa europea, dalle parole ai fatti. Beh, mi sembra un tema quanto mai attuale. Infatti l'aggressione da parte della Russia, di uno Stato, l'Ucraina, alle porte dell'Europa, ai confini dell'Europa, apre sicuramente una serie di domande a cui bisogna dare delle risposte, forse in senso immediato. La prima risposta è la necessità di dotare l'Europa evidentemente di uno strumento di difesa efficace. Perché questo? Perché purtroppo oggi abbiamo visto che l'Europa non ha quella forza necessaria per poter intervenire laddove si crea uno scenario di estremo pericolo e di violazione del convivere civile alle porte proprio dei suoi confini, a ridosso dei suoi confini. Questo che cosa significa? Che quello che era un progetto antico, perché rinasce al 1950, ovvero prima della Costituzione dell'Unione Europea, che era il progetto della Costituzione del CED, della Comunità Europea di Difesa, e oggi forse va riesaminato. Questo progetto che vedeva tra gli stati promotori l'Italia, la Francia, il Lussemburgo, il Belgio e la Germania, e trovò un momento di incontro e di realizzazione a partire dalla conferenza di Parigi del 15 febbraio del 1951. Si badi che all'epoca c'erano già degli scenari di guerra dopo la Seconda Guerra Mondiale non indifferenti, non ci dimentichiamo la guerra di Corea e soprattutto anni 50-51 il coinvolgimento della Francia in quello che era la guerra nei confronti dei vietnamiti. Gli USA e gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna vedevano con favore questo progetto per un motivo molto semplice, soprattutto per gli Stati Uniti d'America, perché avrebbe comportato un risparmio non indifferente di risorse umane e di capitali nella gestione di quello che era ormai l'Alleanza Atlantica. Il 27 maggio del 1952 fu firmato il trattato istitutivo della CED, per cui la CED, per poter diventare operativa, doveva essere unicamente ratificata dagli stati che ne erano stati promotori. Teniamo presente che gli stati che ne erano promotori avevano delle cancellerie al capo delle quali c'erano personaggi come Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer ed Alcide De Gasperi. È bene ricordare che uno dei maggiori consiglieri di Alcide De Gasperi era Altiero Spinelli, e questo la dice lunga sulle intenzioni di De Gasperi di arrivare ad una formazione completa dell'Europa, che non fosse solo un'Europa del mercato comune, un'Europa della moneta unica, ma anche un'Europa dotata di un proprio spirito e di una propria anima, che avrebbe consentito molto probabilmente oggi ai cittadini dei vari stati nazionali di poter dire di essere anche cittadini europei.
Purtroppo la CED non si realizzò. Incredibilmente la Francia, che era uno dei paesi promotori, quando si arrivò nel 1954 a ratificare il trattato, il governo votò in maniera contraria, con una strana unione tra gollisti e comunisti, e per cui per 319 voti contro 264 questa commissione non passò. Con l'istituzione dell'Unione Europea si è anche prevista ed è stata costituita l'Agenzia Europea di Difesa. Però permettetemi, io un attimo ho visto quali sono i compiti dell'Agenzia Europea di Difesa e non mi sembrano che siano i compiti di diretti di difesa. E per cui io credo che forse vada riesaminato quel progetto di difesa comune, prendendo atto che oggi si è provveduto a pianificare quello che sarà, io spero, il nucleo iniziale di un esercito europeo. Per ora è limitata ad una brigata, 6.000 uomini, sicuramente con il meglio che potranno fornire i paesi aderenti, però a mio avviso questo non basta. Mi sono fatto una domanda che poi rivolgo ovviamente ai partecipanti, ed è una domanda forse abbastanza scontata: ma se la guerra fosse stata nemmeno dichiarata, perché qui la guerra non è dichiarata, c'è un'invasione, punto e basta, se fosse stato invaso uno Stato membro dell'Unione Europea e l'Unione Europea avesse avuto i mezzi di difesa, che cosa sarebbe successo? Io credo che forse l'invasione non ci sarebbe stata. Ecco perché è necessario approntare dei mezzi di difesa che siano soprattutto una forza dissuasiva, perché un mezzo di difesa efficiente è il mezzo per poter portare avanti la pace in Europa. Grazie. Passo la parola al senatore Gasparri. Grazie all'avvocato Manzini e ringrazio anch'io ovviamente tutti gli illustri ospiti che hanno accolto l'invito di dare protagonista, a cominciare dagli illustri relatori. La parola relatori non spaventi nessuno, i tempi saranno conformi, diciamo, alle consuetudini parlamentari, dove anche le dichiarazioni di voto ci vengono limitate a 10 minuti, insomma, quindi. E ringrazio ovviamente quindi la mia capogruppo Anna Maria Bernini, con la quale anche su questi temi ci siamo recentemente molto confrontati, la Presidente Pinotti, con la quale abbiamo una consuetudine anche nella Commissione Difesa, dove devo dire con grande spirito istituzionale affrontiamo tematiche di tutto questo comparto, diciamo, guardando all'interesse nazionale e anche a quello europeo, visto il tema odierno, prima ancora che alla appartenenza, perché anche la lunga esperienza ci consente, insomma, come dire, di avere un'appartenenza interpretata però anche come forte servizio alle istituzioni del Paese, così come ovviamente il sottosegretario Giorgio Mulè, che con grande dinamismo sta interpretando il suo ruolo, e poi il ministro Guerini, che ringrazio anche per la franchezza con cui si confronta sempre a 360 gradi con le realtà del Parlamento, e al quale è capitato un mandato in una fase non semplice, insomma, dove le forze armate, e ringrazio ovviamente tutti i vertici presenti, ma anche tutti gli amici che sono convenuti, e appunto per evitare gaffe non faccio elenchi, già l'avvocato Manzini ha salutato alcuni dei massimi vertici delle forze armate, ringrazio quelli che ci hanno fatto avere dei messaggi, perché come capo di Stato Maggiore delle forze armate all'estero, ma appunto ci sono le presenze di vertici delle forze armate che danno prestigio a questo appuntamento di dare protagonista, oltre a parlamentari e amici. E questo discorso della difesa europea, come è stato ricordato l'avvocato Manzini, è datato anticamente, poi non nacque perché alla fine l'Unione Europea, siccome l'Europa oggi è vista a volte con grande antipatia, perché è considerata un peso per la burocrazia, per i costi, per le autorizzazioni, insomma, Giulio Tremonti ha scritto ampi trattati sull'Europa che decide anche diciamo cose minute dell'agricoltura o le misure dei prodotti agricoli. Però perché? Perché l'Europa poi ha finito forse per trascurare le vocazioni di fondo che aveva intuito. L'Europa nasce come comunità europea del carbone e dell'acciaio, la CECA. Si tenta, come è stato ricordato, nel 51-52 di varare con la CED
una comunità europea di difesa, e poi il dinegro della Francia, anche altre situazioni, in quegli anni poi la morte di Stalin, quindi sembrava quasi che il mondo potesse avere una lunga fase di pacificazione dopo i timori e i terrori della Seconda Guerra Mondiale, alla fine un po' per l'orgoglio francese e tante altre ragioni, quel progetto non è decollato. Quindi l'Europa parte sull'energia e sulla difesa. Poi non dico che si perda, perché oggi l'Unione Europea è di grande importanza, tuttavia poi discute molto e litiga sull'agricoltura, sui regolamenti, su molte cose burocratiche, e non ha sviluppato le questioni di fondo che oggi la storia ci ripropone. Insomma, oggi siamo ritornati a fattori primordiali. Chi avrebbe detto 5 anni fa che un'epidemia e una guerra avrebbero minacciato la nostra vita civile, che avremmo girato con mascherine? E la difesa è servita anche in questi contingenti. Quando si parla della spesa al 2%, che io come parlamentare, ma poi c'è qui l'onorevole Bernini che è il capogruppo, condividiamo, è perché la difesa serve in tanti campi. Abbiamo visto, se non ci fossero state le forze armate, saremmo ancora a inseguire una distribuzione regionale burocratica dei vaccini, o strade sicure, o tutte le prestazioni che le forze armate, tutte, quindi non cito nessuno, sicuramente, e anche le forze dell'ordine, perché il comparto sicurezza e difesa va ringraziato nel suo complesso, sia nelle doppie appartenenze, sia di quelli che hanno soltanto una connotazione di sicurezza e non appartengono alla galassia militare. L'abbiamo visto, le calamità naturali e quant'altro. Quindi la spesa al 2% serve a rafforzare una struttura di questa natura. E voglio anche ringraziare e citare anche gli organi di rappresentanza, che cederanno il passo prossimamente ad altre strutture che il Parlamento ha creato, come sa l'onorevole Tripodi, che ha seguito come tutti noi questa nuova legge. Giorni fa i COCER hanno fatto una ottima e importante delibera, che voglio citare, la delibera numero 68, che parla della necessità di dar corso a quelle normative che abbiamo proprio oggi calendarizzato, ne sarà relatrice la Presidente Pinotti, una sospensione della riduzione degli organici delle forze armate, perché il calcolo dei 150.000 fatto anni fa forse era ottimistico, un modello a 170.000 consente anche arruolamenti, affrontare il tema dell'età media del personale, insomma tante questioni. E quella delibera, con spirito istituzionale, credo che i vertici militari e insomma, il vertice politico l'abbiano esaminata, affrontato dalla rappresentanza con spirito istituzionale e richiamando la specificità di cui mi onoro di essere stato uno dei padri nel Parlamento. Specificità vuol dire che se questo personale nelle missioni internazionali, nella lotta al virus, nella sicurezza pubblica è chiamato a rischi maggiori, deve avere riconoscimenti maggiori, e abbiamo ancora una partita previdenziale che speriamo, anche con un disegno di legge che ha la prima firma della Presidente Pinotti, ma che in tanti abbiamo condiviso, si possa in questo scorcio di legislatura dare un segnale a questo personale. Ho un po' divagato per dire che se non si dà attenzione allo strumento militare nazionale, non ci può essere il tassello di una difesa europea e realizzare quel sogno che De Gasperi coltivò ma non riuscì a portare a compimento e che gli costò addirittura delle lacrime, racconta la figlia recentemente scomparsa, quando i francesi bocciarono quel progetto. Sul modello europeo, siccome abbiamo vari interventi e voglio essere anch'io appunto a dare l'esempio sulla tempistica, perché il buon esempio, come dire, è un'indicazione valida, è già collegato con noi e lo ringrazio per questo, da remoto, come si dice oggi, da Bruxelles, il generale Graziano nella sua veste di presidente del Comitato Europeo per la Difesa. Sappiamo tutti che poi si accinge a dare un contributo al paese e all'istituzione in altri prestigiosi ruoli, ma è con la divisa a svolgere il suo compito fino a quando il mandato durerà, e quindi sono state recentemente assunte delle decisioni, ma per evitare ripetizioni e sovrapposizioni, chi meglio Giale Graziano, poi degli altri ospiti potranno parlarci delle decisioni che il vertice europeo ha preso recentemente, la bussola strategica e gli obiettivi che ci si è dati. È un inizio. È chiaro che ci sono ostacoli politici, perché qui si tratta anche di cedere della sovranità, e su questo ognuno di noi vuole tenere la sovranità nazionale. E quindi però è una sfida. L'Europa oggi, di fronte alla concorrenza cinese, di fronte alla tradizionale potenza americana, di fronte alla rinnovata minaccia. Noi sognavamo un mondo modello Pratica di Mare, dove la Russia sedesse intorno al tavolo con la NATO, come il governo Berlusconi riuscì. Oggi purtroppo mi pare che si pensa più al mare di Odessa, minacciato dai missili, che non appunto a Pratica di Mare. Chissà, può darsi che la storia ci riporterà a quei giorni. Oggi però siamo in giorni in cui la difesa è una necessità.
E la difesa europea è anche un risparmio in prospettiva. Quindi a chi dice ma il 2%, oggi il 2% delle spese per la difesa, possono preparare un modello che nel tempo, con la convergenza tecnologica di investimenti dei paesi, porteranno nel tempo medio anche a un risparmio. E l'Europa, oggi che è un nano politico, anche attraverso una difesa comune potrà diventare un gigante politico all'altezza della sua storia, della sua civiltà, usiamo anche questa parola, delle sue tradizioni. E ce n'è bisogno, perché il contesto planetario, insomma, è ricco di insidie, è ricco di nervosismi, e definire nervosismi, ahimè, oggi è un eufemismo. E quindi cose che sembravano desuete dei libri di storia, le regate lì, la guerra di Crimea, noi tutti abbiamo studiato, no? La Marmora inviato da Cavour in Crimea, quando c'era ancora il Regno di Sardegna, per affacciare il Regno di Sardegna sulla scena internazionale, come le missioni internazionali di oggi, che sono anche un veicolo di diplomazia, di accreditamento. Quindi chi studia la storia sa che i pericoli si possono ripetere, e prepararsi a un futuro diverso della storia è un dovere. Ecco perché bisogna passare dalle parole ai fatti, pensando alla difesa italiana di oggi, ma alla difesa europea di oggi stesso, direi, non soltanto di domani. Grazie a tutti e benvenuti a questo incontro. Io volevo, scusa, darei la parola direttamente al generale Graziano, che è quello che si trova in collegamento. Spero che il collegamento sia in funzione, così anche poi per liberarlo. Ecco, generale, vorrei ringraziare, scusate, il generale Graziano, faccio ammenda che prima non lo avevo visto sul monitor. La ringrazio, generale Graziano, e le do la parola. Grazie. No, grazie a lei. Io ero in posizione occulta, quindi ero guardavo l'evolversi degli eventi. Grazie di cuore al senatore Gasparri per questo invito ad essere qui a parlare in questa platea straordinaria di vertici e responsabili politici che sono già stati salutati, ma vertici politici col quale nel passato ho condiviso la responsabilità della sicurezza nazionale, e nel presente mi sono confrontato per vedere come meglio sviluppare quelle della sicurezza e della difesa e delle minacce del presente, con tutti i vertici militari che hanno operato con me nel passato, anche perché in questo momento sono il generale più alto in grado d'Europa, ma sfortunatamente anche il più anziano, quindi quello che più ha visto l'evolversi della traiettoria della trasformazione degli ultimi 50 anni. L'Europa unita dalla parola ai fatti è un tema importantissimo, è il tema di questi giorni, è il tema che ci terrà impegnato oggi e nei prossimi anni per una trasformazione che non può più aspettare. E l'avevamo percepito già forse nel passato, l'avevamo percepito nel 2011 con le primavere arabe, quando in qualche modo la NATO era dovuta ripiegare sulla difesa collettiva, lasciando uno spazio aperto a quelli che sono gli interventi di diversa natura di gestione delle crisi. E sicuramente l'avevamo capito nel ripiegamento affrettato dall'Afghanistan e nella conseguente crisi anche morale dell'Occidente, che è stata probabilmente una delle ragioni della scelta di Putin di lanciare l'offensiva in un determinato momento. L'avremmo dovuto capire in altre circostanze, avremmo dovuto capire nel 2008 con la assertività russa in Georgia, nel 2014 con la prima invasione della Crimea e del Donbass, con l'intervento nel 2016 in Siria e poi con la spartizione della Libia e con tutte le attività che sono state svolte in Mali, in Central Africa e le crisi emergenti. L'avremmo dovuto capire perché effettivamente eravamo già in un momento di grande sfida e competizione globale. Sicuramente il 24 febbraio, con l'invasione russa dell'Ucraina, è cambiato il mondo, in qualche modo le lancette della storia sono state riportate indietro di 70 anni, con qualcosa in cui nessuno di noi in effetti credeva sarebbe potuto succedere, cioè un'invasione non ibrida, condotta con mezzi non convenzionali sul tipo delle compagnie di sicurezza impegnate in Crimea, Wagner, ma con forze corazzate, divisioni corazzate
missili bombardieri in una grande nazione che invadeva una nazione più piccola dentro l'Europa e contro l'Europa. Una nazione che sicuramente è una democrazia imperfetta, come molte democrazie sono imperfette, ma che aveva la sovranità e che voleva mantenere la libertà. Ebbene, questa è stata come una sveglia, io l'ho già citato, una sveglia per l'Unione Europea che si è ritrovata come dalla Belle Époque alla trincea della Prima Guerra Mondiale con le dovute distinzioni, perché si è scoperto che parole come guerra e nemico non erano state cassate dal vocabolario, ma erano presenti nel vocabolario e richiedevano un atteggiamento e delle risposte diversificate e finalmente unitarie, in particolare da questo soggetto geopolitico che potrebbe essere di formidabile potenza, che è l'Unione Europea. Noi abbiamo assistito all'invasione dell'Ucraina, sappiamo che la prima fase, il primo tentativo, quello di un rapido rovesciamento del governo Zelensky e di occupazione di Kiev, lanciando l'offensiva in più direzioni, è fallita. È fallita perché, ed è questa una cosa anche che sicuramente ci servirà come lezione apprese per la non adeguatezza dello strumento militare russo, ma soprattutto per la tenuta delle forze armate e del popolo ucraino, che non si sono dissolte al sole come le forze armate afghane. E questo perché? Perché hanno mantenuto la speranza. Le forze afghane sapevano che non saremmo mai più tornati e gli ucraini non hanno perso la speranza e hanno mantenuto la forza e la capacità di resistere. Adesso siamo passati in una fase più complessa, di una guerra che sta diventando sempre più lunga e più permanente, una guerra che è diventata sistematica per l'occupazione allargata del Donbass e che sarà probabilmente, che vedrà il suo punto chiave nel momento in cui si sveleranno le mire operative russe verso Odessa. Quindi è un'Europa, una minaccia che viene da lontano, una minaccia che in qualche misura certamente ha trovato impreparata l'Unione Europea, ha trovato impreparata in parte anche la NATO. In fondo noi abbiamo sempre sostenuto, a ragione, che c'era una minaccia che veniva dal sud, una minaccia fatta dal terrorismo, dagli stati falliti, dall'immigrazione incontrollata, e forse non comprendevamo appieno quando gli stati del Baltico o gli stati dell'Est parlavano di questa assertività russa. Semplicemente, come è stato in fondo chiarito proprio dalla Russia nelle ultime dichiarazioni ufficiali, l'Ucraina era soltanto un mezzo, uno degli strumenti per riaffermare un potere russo, una grande potenza russa, un impero russo 2.0 che vuole creare intorno a sé delle sfere di influenza e che non si fermerà fino a quando non avrà raggiunto gli obiettivi, perché in fondo sono degli obiettivi strategici, storici, che noi dobbiamo comprendere, contrastare e non accettare. E in questo c'è la risposta europea, che è un po' quella del passaggio dalla parola ai fatti, perché effettivamente l'Unione Europea ha dimostrato che in momenti di emergenza sa rispondere bene e rapidamente, non così tanto invece nei momenti di normalità, quindi quando invece bisogna pianificare, bisogna ragionare in senso analitico sugli sviluppi, perché non c'è la percezione, o non c'era la percezione nell'opinione pubblica dei rischi e delle minacce. Così come adesso la percezione dell'opinione pubblica, e questo è normale, e anche di qualche volta di stanchezza verso la guerra o di invocare una situazione negoziale che tutti noi vogliamo. L'unica soluzione possibile è di una guerra, una situazione negoziale. Il problema, che è stato chiaramente accennato, è che una soluzione negoziale può soltanto venire attraverso l'applicazione di tutti i fattori del potere. L'Europa teoricamente ne dispone, ma ancora in misura insufficiente, il potere politico, il potere economico, il potere di informazione e il potere militare. Se uno di questi elementi è zero, l'intero prodotto è zero. E in questo momento, per arrivare ad una soluzione politica della crisi, ci deve essere prima una soluzione militare. E la soluzione militare non può che essere quella di fermare l'offensiva russa, riprendere l'iniziativa e avere la possibilità di discutere
un trattato di pace e non una resa incondizionata, che evidentemente non sarebbe accettabile dall'Ucraina in primis, ma dall'intero mondo occidentale. La risposta europea, comunque, dicevamo, qual è stata? È stata una risposta che dimostra che in caso di unità si può fare tutto, perché il 27 di febbraio, in 4 ore, dalle 14 alle 18, è stata decisa attraverso un nuovo istituto che si chiama European Peace Facility, di assegnare i primi 500 milioni di euro in aiuti all'Ucraina, soprattutto nella gran parte, 450 milioni, citando armi letali. L'unico termine che è stato sempre utilizzato è stato armi letali. Somma che poi è triplicata e che si basa, e che è uno delle componenti della strategia dell'Unione Europea, che è quella di sostenere l'Ucraina attraverso aiuti militari e aiuti anche di natura evidentemente umanitaria e economica, isolare la Russia con le sanzioni, isolarla politicamente, sanzioni portate ad un termine tale da obbligarla a recedere dalle proprie iniziative, e sostenere gli altri paesi potenzialmente sotto minaccia, parliamo della Georgia, parliamo della Moldavia, ma in generale i paesi sotto minaccia. Evidentemente questo ha portato a fare comprendere nella riunione di Versailles dei capi di Stato europei che è il momento di riparlare di difesa comune europea, che non è assolutamente una duplicazione di quello che è il quadro difensivo dell'Alleanza Atlantica e della NATO, con cui anzi aumenta la complementarità. La NATO è un'alleanza difensiva fatta e nata per in effetti difendere l'Unione Europea dall'allora patto di Varsavia, quindi un'alleanza difensiva che garantisce la sicurezza dei paesi aderenti in caso di attacco. Non a caso paesi che non facevano parte della NATO, come la Svezia e la Finlandia, hanno chiesto di entrare nella NATO, e non a caso la Danimarca, che è un paese NATO dell'Unione Europea, ma non era parte del sistema organizzativo militare dell'Unione Europea, ha chiesto di entrare a far parte del sistema organizzativo dell'Unione Europea. Proprio perché le due cose sono complementari. La NATO pone in essere le attività organizzative difensive ed è un'alleanza militare, è l'alleanza maggiore militare. L'Unione Europea in qualche misura ha un respiro e una portata maggiore, deve dare una risposta integrata. Perché questa risposta integrata ci sia, c'è la necessità di raggiungere una unicità di voce negli Stati membri. In effetti la grande risposta è la volontà degli Stati membri. Una volta che è espressa la volontà degli Stati membri, molte possibilità già le abbiamo, molte capacità sono già disponibili. Però in molti casi questa non si è ancora riuscita ad ottenerlo. E pertanto servono anche dei sistemi. Nel futuro sviluppo di un'Unione Europea della difesa serviranno i fondi, ma serve soprattutto una procedura per assumere decisioni più rapidamente e in modo più efficace. Stiamo creando il punto di partenza di queste forze europee, si chiama European Rapid Deployment Capacity, e si tratta di rendere disponibile in un tempo molto breve, perché avere la capacità operativa completa entro il 2025 è ambizioso. Di una capacità multidimensionale interforze internazionale, è stata citata 5.000 militari, 5.000 militari è il riferimento medio di un'operazione condotta al di fuori del territorio nazionale, idonea a operare anche in ambienti non permissivi, e quindi non stiamo più parlando soltanto di operazioni di peacekeeping, ma di operazioni non permissive, che per essere credibili si porta dietro tutta una filosofia nuova, perché proiettare delle forze di dispiegamento rapido a grande distanza significa avere anche le capacità, quelli che noi chiamiamo strategy enablers, per proiettare queste forze. E quindi significa trasporto strategico, comunicazioni, comando e controllo, sistemi medici, sistemi cyber. E tutto questo si inserisce nel grande concetto dello strategic compass, che è il documento importantissimo, perché il primo documento è stato firmato da 27 Stati membri, che parla di difesa e sicurezza comune, e tra i vari capitoli c'è quello ACT, che sono quello dell'European Defense Capacity, e c'è quello INVEST, che parla di creare queste
capacità, sia per questa forza di dispiegamento rapido, ma soprattutto per creare delle effettive capacità europee di difesa, e arriviamo al 2%, per rafforzare l'industria europea della difesa e della sicurezza, per investire meglio, perché attualmente, come sappiamo, la ripresa europea, i fondi della difesa europea sono molto frammentati, 230 miliardi disponibili nel bilancio della difesa sono estremamente frammentati in molteplici sistemi d'arma, quindi si tratta di spendere meglio attraverso dei procedimenti europei, e va di spendere di più, perché effettivamente, così come abbiamo visto che la Russia ha avuto una carenza di capacità addestrative, di manutenzione, non c'è dubbio che gli ultimi 20 anni, per tutti i paesi in cui non soltanto sono mancate le risorse per la difesa, ma si è mantenuta questa frammentazione, abbiamo perso di vista molti aspetti come l'addestramento, il mantenimento della capacità operativa, le scorte. Tutto questo sono cose di cui dobbiamo riappropriarci. Dobbiamo riappropriarci rapidamente. Quindi serve un booster da parte degli Stati membri per lanciare queste trasformazioni. Perché gli investimenti arriveranno fra molti anni, ma probabilmente noi abbiamo bisogno subito di una potente capacità di sicurezza e difesa europea per intervenire là dove è necessario, e non è detto che non possa avvenire rapidamente in nuovi scenari o per le conseguenze dello scenario attuale. E per tutto questo, e chiudo, noi dobbiamo puntare a una cosa che è l'autonomia strategica. L'autonomia strategica non è soltanto la capacità militare di operare da soli quando necessario, ma anche l'autonomia di sviluppare tecnologie emergenti, perché questa volta la crisi si rivolge alla Russia, ma ci sono altri paesi, e mi riferisco alla Cina, che stanno creando e che creeranno delle forze molto potenti e stanno investendo molto nella tecnologia avanzata, nella sovranità tecnologica, e tutto questo impone oggi di investire per creare la sicurezza e la difesa di domani. Mi fermo perché mi accorgo che sto sfondando i corretti limiti posti dal senatore Gasparri. Ringrazio ovviamente il generale Graziano per la sua chiarezza, e a nome mio e soprattutto della Fondazione Italia Protagonista gli rivolgo gli auguri per il prestigiosissimo incarico ai vertici di una di quelle che è un'eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Adesso do la parola al ministro Guerini, quanto mai qualificato per poterci parlare dell'argomento della serata. Io credo che ci sia stato un errore di sbaglio di cognome. Senatrice Bernini, siamo caduti sul lini, avvocato Manzini. Faccio ammenda. La parola alla senatrice Bernini. Prego, senatrice. Grazie all'avvocato Manzini. Un saluto e un ringraziamento affettuoso e, come sempre, di grande e estrema gratitudine alle autorità militari, un saluto alle autorità civili, un ringraziamento a tutti voi per essere qui e un ringraziamento particolare, permettetemelo, al mio collega ed amico Maurizio Gasparri, uomo indefesso nell'organizzazione di eventi che non si arrende mai. Lui è un esempio perfetto di come si deve combattere un conflitto, di come bisogna stare al mondo, combattere sempre, arrendersi mai. Maurizio. Quindi, se il generale Graziano ha esercitato su di sé una feroce autodisciplina, tenendosi nei termini, chi sono io per non fare lo stesso? Anzi, meglio, visto che sicuramente il generale Graziano ha cose molto più importanti di quelle che posso dirvi io da raccontarvi. Però ci terrei a darvi uno spaccato di vita parlamentare rispetto a tutto quello che sta succedendo nel mondo, sì, ma soprattutto in Europa. Questa è certamente la guerra, non ho bisogno di dirvelo, voi me lo insegnate, che dall'ultimo conflitto mondiale ci sta toccando di più, sotto il profilo economico, sociale, evidentemente militare.
e che sta mettendo fortemente alla prova i profili di forza e o fragilità dell'Europa. Insomma, stiamo affrontando una potente crisi di crescita, da cui abbiamo il beneficio della non alternativa, da cui dobbiamo uscire migliori, più forti, più determinati, più uniti, più performanti e soprattutto più europei. Io credo che il ricordo che è stato fatto sia dall'avvocato Manzini sia dall'amico Maurizio della Comunità Europea di Difesa non sia solamente una curiosità storica. È importantissimo imparare quella lezione che è stata per troppi anni rinchiusa nel cassetto dei ricordi della allora Comunità Economica Europea, ma che è la ricetta per poter dare all'Europa lo standing e lo status che le consentano di agire i suoi obiettivi. Già allora, subito dopo la seconda, stiamo parlando del 1952, già allora si era capito che se si voleva non combattere la guerra, bisognava seriamente perseguire la pace, perché come ha detto molto chiaramente il generale Graziano, e credo che sia un atteggiamento condiviso, uno statement condiviso da tutti noi, non basta un pacifismo da salotto, il fatto di invocare la pace per poterla ottenere. Per avere la pace, quando c'è uno Stato invasore, bisogna semplicemente contrastare la guerra combattendo o aiutando a combattere. Questa è l'unica condizione possibile per arrivare alla pace, fare cessare le armi. L'altro pacifismo è solo resa incondizionata. Convincersi che forse è meglio, non per noi, ma per chi sta combattendo, per una libertà che ha conosciuto molto meno di noi, perché noi la libertà la diamo per scontata, l'abbiamo sussunta, vissuta, ricevuta dal latte materno a tutta la nostra vita, forse non abbiamo la percezione, così come invece coloro che stanno combattendo, di quanto sia terribile essere privati della libertà. Quindi non possiamo decidere di nostra iniziativa a fare una specie di negoziorum gestio per altri dicendo si devono arrendere, perché così andrà tutto meglio. È evidente che questa situazione che stiamo vivendo ora è ciò che mutatis mutandis è stato vissuto nell'immediato dopoguerra in Europa. La Comunità Europea di Difesa altro non era che non un presupposto per non fare ripartire una guerra. Tanto è vero questo, che stava nel trattato istitutivo del primo satellite della costellazione della Comunità Europea, cioè, come è stato ricordato giustamente da Maurizio, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Perché? Perché la polveriera dell'Europa erano sempre stati i bacini della Ruhr e della Saar, dove il carbone e l'acciaio venivano contesi tra la Francia e la Germania, che ogni tot facevano scoppiare una guerra. Quindi in quello specifico contesto, in quella specifica sede, nasce l'idea di creare le condizioni perché si potesse essere tutti controllati e sicuri insieme, si potesse avere un esercito comune. Ora, visto che stiamo ragionando della versione 5.0 della Comunità Europea di Difesa, parliamo anche, come dicevano giustamente i colleghi che mi hanno preceduto, in particolare il generale Graziano, di una tecnologia avanzata comune, che combatta i cybercrimini, che combatta il deep state, che combatta tutto quel malware tecnologico e informatico, che è un altro modo che adesso abbiamo e forse più pericoloso e insidioso sotto certi profili per combattere le guerre. Quindi questa lezione, mai come ora, rappresenta, traslata ai nostri giorni, un riferimento importante per noi legislatori. Credo che, e lo dico con molta convinzione, questo sia per noi il momento della serietà, così come lo è stato per gli stati vincitori e vinti che nell'immediato dopoguerra si sono confrontati e hanno cercato soluzioni condivise. Maurizio ricordava giustamente le lacrime di De Gasperi. Beh, insomma, stiamo parlando di giganti che avevano intuito quello che si doveva fare per consentire ad una situazione internazionale ancora urente di creare le condizioni per un futuro diverso, migliore. De Gasperi, Adenauer, Monnet, Schumann, che ricordava l'avvocato Manzini, che sono stati fortemente delusi. Infatti, quando
Ricordo una volta una testimonianza della figlia Maria Romana De Gasperi, che diceva: mio padre era seduto su una poltrona, siamo nel 54, perché 2 anni dopo c'è stato il famoso passaggio parlamentare al Parlamento francese, in cui gollisti e comunisti si sono uniti in un'ottica di grandeur, di nazionalismo estremizzato, per non cedere porzioni di sovranità che invece erano cedute per farle fruttare di più, perché quando si investe qualcosa di nostro con un investimento fruttifero e produttivo, quello che abbiamo investito cresce, non diminuisce. Ecco, la figlia ricordava De Gasperi sprofondato, perché era già anziano, nella sua poltrona che aspettava la telefonata per sapere se fosse o meno passata la comunità, l'esercito comune europeo. Purtroppo non fu così. Ma anche da questo errore, anche da questa occasione mancata dell'Europa, per motivi per certi versi ancora attuali, perché la grandeur, il nazionalismo eccessivo, estremizzato, non voglio dire il populismo, l'idea delle piccole patrie che raccontate in maniera seduttiva possono sembrare anche un modo per valorizzare le nostre tradizioni, ma non è più possibile difendere solo piccole patrie. Noi dobbiamo essere una grande Italia in una grande Europa, capace di contrastare gli altri blocchi, ed è evidente che un solo blocco di collaborazione ci può essere, che è il blocco occidentale, per quanto ci riguarda. Una grande Italia in una grande Europa che sia in grado di fare una grande alleanza con un blocco che difenda la pace e la democrazia, che non sono purtroppo beni assoluti, tutti noi lo sappiamo, sono fiori fragilissimi, che devono essere alimentati soprattutto ora con molta cura, molta competenza, professionalità e serietà. Non è più tempo, e con questo concludo, non so a che minuto sono arrivata, non è più tempo per cercare di fare fatturato politico o di consenso su decisioni così importanti per il futuro del nostro Paese, ancora dell'Europa e del mondo. Non si può andare a cercare consenso elettorale lavorando su materiale sensibilissimo, urente, come quello di cui il Parlamento si sta occupando in questo momento. Scusatemi se mi permetto di fare questa considerazione, che può sembrare o banale o arrogante, non lo è. È una chiamata in responsabilità di tutti coloro che compongono questa maggioranza di governo. Bisogna essere seri. Bisogna essere seri e conseguenti con se stessi. È inutile ringraziare e valorizzare per un giorno, una notte o un pomeriggio i nostri militari che hanno dato la vita in missione di pace, perché i primi difensori e militanti della pace sono i nostri militari, sono quelli che, facendo missioni di peacekeeping, garantendo la sicurezza e la logistica, consentono a tutti noi di vivere come viviamo e di creare le condizioni per continuare a vivere come viviamo. Quindi, e con questo concludo, per fare di una lunga storia qualcosa di breve, i miei colleghi saranno molto più evoluti nei loro ragionamenti di me, non ci possiamo permettere di abbandonare il campo o di cedere a digressioni vagamente, lo ripeto, legate a consensi degni di miglior causa, in un momento in cui il nostro Paese sta facendo delle scelte che determineranno le condizioni della nostra vita, lo ripeto, economica e sociale da adesso in poi. Tutti noi avvertiamo il peso di quello che stiamo facendo, tutti noi avvertiamo il peso delle sanzioni, tutti noi avvertiamo il peso dell'aumento del costo delle materie prime, dei prezzi dell'energia, di tutto ciò che ogni giorno ci troviamo di fronte in termini di complessità della vita. Ma proprio dedicando la nostra seria, sincera e professionale attenzione di legislatori a produrre la migliore formula di soluzione di questa situazione, ecco, proprio facendo questo noi creiamo le condizioni per farla finire presto, per quanto è nella nostra disponibilità.
Questo a livello nazionale sicuramente. E sono profondamente convinta che l'esperienza dei nostri padri fondatori dell'Europa, io sono sempre stata per tradizione anche familiare profondamente europeista e lo sono vieppiù adesso, in un momento in cui l'Europa è molto fragile e deve dimostrare, ripeto, di non essere un'incompiuta, ma un ponte verso un futuro migliore. Ecco, proprio in questo momento credo che uniti si vinca, che solo mettendo insieme risorse e potenzialità reali, concrete, militari e virtuali si possa ottenere il risultato che noi vogliamo, cioè contare di più, contare insieme e avere un peso non solo in Europa ma anche e soprattutto nel mondo. Grazie. Ringrazio la senatrice Bernini soprattutto per il richiamo al senso della responsabilità. Primariamente ai membri del governo, ma penso che questo, quando si tratta di determinate questioni, debba essere esteso anche all'opposizione. La ringrazio, senatrice. Prima di passare la parola al prossimo intervento, voglio ringraziare il dottor Mauro Proietti, segretario generale della Fondazione, al quale dobbiamo l'organizzazione e la riuscita del convegno odierno. Il ringraziamento mio e della Fondazione. La parola all'onorevole Pinotti. Grazie. Senatrice Pinotti. Grazie. Mi permetto anch'io di cominciare con un ringraziamento al senatore Gasparri. Concordo perfettamente con la sua capogruppo, cioè veramente persona instancabile, diciamo, nel lavoro, nella preparazione, nell'attenzione. Non è una captatio benevolenza perché mi ha invitata al suo convegno, lo penso davvero ed è vero anche quello che ha detto, e anche di questo lo ringrazio, che sui temi della difesa, e non solo ora perché siamo nella stessa commissione, lavoriamo da tempo nell'interesse della difesa, dello Stato, delle istituzioni, e credo che la buona politica sia fatta anche di queste cose. Lo dimostra anche il dibattito di oggi, dove, devo dire, su questo tema della difesa europea c'è una perfetta sintonia fra quello che ho ascoltato e quelle che sono le questioni che penso dobbiamo appunto affrontare con responsabilità, serietà e anche con urgenza. Perché è chiaro che una guerra nel cuore dell'Europa, è stato ricordato da tutti, ci porta evidentemente la domanda di qual è il ruolo dell'Europa nel mondo e come fa a far sentire la propria voce. La guerra è nel nostro continente, oggettivamente gli strumenti che abbiamo per far sentire la voce dell'Europa oggi sono ancora un po' deboli, perché Macron è il presidente del semestre europeo, quindi va a nome, diciamo, dell'Europa anche a interloquire con Zelensky e con Putin, ma ci rendiamo conto che però un'Europa più unita e forte sui temi della difesa e della politica estera avrebbe un altro peso anche nella gestione e nel peso della crisi attuale. E quindi questo dibattito sulla difesa europea, che si era aperto già nell'opinione pubblica dei nostri paesi, politica soprattutto, dopo la vicenda afghana, perché la modalità con cui si è conclusa la vicenda afghana ha lasciato l'amaro in bocca a molti di noi, e penso in particolare all'Italia, ma non solo, dove le forze armate, guardo molti, diciamo, tra cui qui sono stati in Afghanistan e hanno comandato, molti, insomma, alcuni hanno comandato e molti ci sono stati, e abbiamo lasciato dei morti, ma abbiamo lasciato un'esperienza in cui noi abbiamo promesso a un popolo che lo avremmo traghettato verso un futuro diverso, e così non è stato. Quindi, cioè, già dopo quella vicenda, dato che la domanda era come facciamo a rimanere senza gli Stati Uniti, perché così era, di fatto la decisione comunque di chiudere la missione, di chiuderla con quei tempi e quei modi, ha conseguito il fatto che tutti quanti, come ci ha detto più volte il ministro Guerini, abbiamo deciso. Ma diverso sarebbe stato se avessimo potuto dire, non come singola Italia, perché stiamo parlando dell'Afghanistan, ma come Europa, beh, forse siamo in grado comunque di gestire una transizione diversa. E quindi si era aperto il dibattito,
seguito ovviamente con grande attenzione dal generale Graziano. Si lavorava già sulla bussola strategica, che è l'idea di creare una cornice di obiettivi comuni, di lettura comune delle sfide, delle minacce, della difesa, per capire come orientare l'Europa. E in quel momento si inserisce dentro la discussione sulla bussola strategica questa ipotesi del battaglione di 5.000 soldati che potrebbero essere, diciamo, immediatamente disponibili all'Europa. Ma ci rendiamo conto che rispetto a quello che è successo in Ucraina il dibattito della bussola strategica o il battaglione di 5.000 risulta assolutamente, diciamo, una goccia nel mare, ecco, diciamo così. Io non sono per non vedere anche i passaggi che sono stati fatti, però dobbiamo dire che oggi siamo chiamati a qualcosa di molto più coraggioso, di molto più forte. E non possiamo pensare che siano soltanto i passi avanti fatti dai commissari importanti, bene che ci si lavori. Io credo che ci debba essere di nuovo una stagione di statisti europei che, come era stato fatto negli anni 50, prendono questa come una missione della loro politica e del futuro e la facciano diventare una realtà. Perché tecnicamente la cosa poi si può costruire, ma da un punto di vista di volontà politica è necessaria. Senza quella, diciamo, le cose che possiamo fare sono aggiustamenti. Io non sono per sottovalutare il percorso che ha fatto comunque l'Europa in questi anni. Ricordiamoci, ed è stato ricordato, che dal 54 in poi di Europa della difesa non si parlava più. L'unica cosa che era stata istituita è l'Agenzia Europea di Difesa, che però ha compiti molto limitati e molto specifici, connessi soprattutto al tema dell'industria europea della difesa, un budget limitatissimo. Pensate che addirittura una volta che si pensava di aumentare il budget di meno di 2 milioni di euro dell'Agenzia Europea della Difesa, c'era stato il veto dell'allora UK, che faceva ancora parte, diciamo, dell'Unione Europea, e quindi anche per l'aumento, quindi un piccolo segnale, diciamo, un aumento di budget così poco significativo, abbiamo dovuto poi trovare altre modalità. Lo dico perché da allora ad oggi abbiamo invece comunque un Fondo Europeo della Difesa, quello strumento che ha consentito anche all'Europa immediatamente di intervenire con aiuto all'Ucraina, quindi, e si riparla di Europa della Difesa. Prima era vietato, addirittura, se le nostre industrie pensavano a progetti che dovevano essere finanziati dall'Unione Europea, in qualche modo se potevano esserci, dovevano essere molto attenti a far sì che la difesa non comparisse, neanche come duale, perché quello poteva essere uno degli elementi che diciamo immettevano la non autorizzazione al progetto, questo per dire. E anche dopo il Trattato di Lisbona, le riunioni dei ministri della difesa a livello europeo sono riunioni informali, non formali, come sa bene anche il ministro Guerini. Quindi se tu dovevi decidere, a me è successo, una missione militare, ovviamente l'approntamento delle forze lo faceva il ministro della difesa, l'organizzazione di tutto veniva fatta dagli stati maggiori, ma la decisione doveva essere assunta in una riunione dei ministri degli esteri, nei quali graziosamente venivano anche invitati i ministri della difesa. Questo lo dico perché evidentemente fino ad oggi, diciamo, questa cosa non si è innestata. Ora mi pare che si stia cambiando, diciamo, l'opinione pubblica negli stati, politica negli stati, delle decisioni che possono essere assunte. E questo tema della difesa è diventato un tema anche molto popolare della difesa europea nelle opinioni pubbliche. Non solo per la vicenda in Ucraina, ma perché proprio capiscono che se l'Europa vuole avere un posto, vuole dire la sua nel mondo e non essere schiacciata fra la Cina che sta emergendo, gli Stati Uniti con cui manteniamo saldamente l'alleanza, la Russia che adesso è diventata assertiva, ma poi forse l'India o altri, deve avere la capacità su questi temi di muoversi in modo condiviso. E io sono contenta e ringrazio la Fondazione Italia Protagonista di avermi invitato di questa organizzazione e sono contenta che l'Avvocato Manzini
abbia iniziato ricordando cos'era avvenuto negli anni 50. Guardate, io recentemente sono andata a rileggermi il disegno di legge portato da De Gasperi nel 52 in Consiglio dei Ministri, con ovviamente le firme di tutti i ministri. Era un disegno di legge identico a quello che veniva portato in Francia dal governo francese, in Germania dal governo tedesco, in Lussemburgo, cioè avevano lavorato in modo coordinato, ovviamente facendo lavorare tutte le strutture dello Stato, dagli stati maggiori alla burocrazia, ed erano arrivati ad un progetto, se avete occasione andatevelo a rivedere, dettagliatissimo, che prevedeva nella costruzione, chiamiamo l'esercito europeo, dobbiamo parlare di forze armate, ma va bene, insomma, per intenderci, diciamo, si dice esercito europeo, ormai non ha senso che parlare di forze armate che agiscono in modo interforze, ma va bene. E si diceva tutti i compiti che aveva, e addirittura si arrivava a normare quelli che potevano essere i compiti residui che rimanevano alle nazioni. Allora, quindi pensate a come erano andate avanti. Dopo quello si è chiuso. Oggi noi abbiamo bisogno di, ripeto, dei passi avanti, non ho ricordato fra i passi avanti anche la PESCO che nasce nel 2017, cioè la cooperazione rafforzata, importante, partita, e qui la cito e mi collego anche all'attualità, da un pranzo informale che vedeva subito dopo l'elezione di Macron, la prima volta che aveva fatto un discorso molto europeista, Germania, Francia, Italia e Spagna seduti allo stesso tavolo ma in un pranzo informale, e ci si era dette, ma lo dico al femminile perché eravamo tutte donne, era Florence Parly in Francia, Dolores de Cospedal in Spagna, Ursula von der Leyen in Germania, ero io ministro in Italia, e ci eravamo dette se è il momento, partiamo con una lettera, poi vediamo gli altri paesi seguiranno, e siamo partiti. Abbiamo scritto una lettera, in realtà poi sono stati 25 paesi che hanno aderito. La prima cooperazione rafforzata che era consentita già dal Trattato di Lisbona. Perché dico che mi collego a questo e vado a concludere? Ribadendo ancora un concetto, quando prima ho parlato degli Stati Uniti o qualcuno lo ha già detto negli interventi, forse il generale Graziano, è chiaro che noi non dobbiamo assolutamente pensare a qualcosa in contrapposizione con la NATO. È una complementarità, è un rafforzamento a livello europeo di quello che è la capacità difensiva della NATO. Questo deve essere chiarissimo, ma devo dire che adesso negli Stati Uniti, dove prima c'erano molte perplessità, questa cosa si è compresa, che l'Europa deve avere delle proprie capacità di intervenire nel proprio quadrante di responsabilità. E allora io dico, noi speriamo che si risolva prestissimo la vicenda ucraina, anche se capiamo che purtroppo non saranno così rapidi questi tempi. Ma quale sarà la cornice di sicurezza? Chi offrirà la cornice di sicurezza all'Ucraina? L'Ucraina ha detto che è disponibile a non entrare nella NATO, non lo chiede più. Quindi supponiamo che si arrivi ad un negoziato. Ma chi è che poi diventa garante di questo negoziato? Perché c'è già un trattato di Budapest che dice che era stato sottoscritto dopo che l'arsenale nucleare ucraino era stato spostato in Russia ed era stato sottoscritto dicendo che si rispettava l'integrità dell'Ucraina. Ecco, diciamo che fidarsi semplicemente degli accordi diventa difficile per gli ucraini. Quindi ci vorrà una entità, diciamo, un acquacervo di forze che garantiscono. Stiamo parlando di accogliere l'Ucraina nell'Unione Europea, benissimo, ma diventa però poi importante perché oltre a questo che ci sia qualcuno che rassicura dal punto di vista dei temi di difesa e sicurezza. Quindi se l'Europa non si struttura anche in questo modo, cioè sapendo garantire il tema di difesa e sicurezza, anche la propria disponibilità ad essere in qualche modo il garante del futuro dell'Ucraina diventa più debole. Non penso che debba farlo da solo l'Europa, gli UK ci sono gli Stati Uniti, però se l'Europa vuole avere un ruolo è importante che anche su questo si strutturi. E quindi io penso che come si era partiti allora con un nucleo di paesi, perché allora l'Europa era ancora di pochissimi paesi, oggi sono molti di più, ed è difficile immaginare di andare avanti con le decisioni importanti se il meccanismo dell'unanimità non viene modificato. Ma visto che esiste la possibilità della cooperazione rafforzata, io dico perché non proviamo, facendola anche partire dall'Italia, dove il dibattito è maturo, a dire
ai principali azionisti della politica di difesa, perché Italia, Germania, Francia e Spagna insieme fanno più del 70% della difesa europea oggi, a dire proviamo a fare quello che avevano fatto Adenauer e De Gasperi e Schumann, e veramente a dare un progetto che abbia una forza ideale. Ce la faremo? È chiaro che per farcela dobbiamo un po' tutti quanti abbassare, diciamo, le pretese nazionali, ma anche avere generosità. Oggi la Francia è l'unica nazione a avere il nucleare e avere il seggio permanente dell'ONU. È chiaro che se pensa di diventare l'unico punto a cui gli altri devono fare satelliti, diventa difficile far convergere. Quindi è chiaro che la discussione, bisogna allineare i valori agli interessi, e l'interesse generale deve però sempre anche salvaguardare l'interesse nazionale. Però io penso che il momento sia questo, e io mi auguro che questo diventi veramente qualcosa su cui tutti possiamo spingere insieme. Beh, come non essere d'accordo con la senatrice Pinotti? Beh, però bisogna ricordare una cosa: Alcide De Gasperi, prima di essere un politico, era un grande statista, che seppe rinunciare ad una certa forma di nazionalismo e, partendo dal piano Pleven, rielaborare ed arrivare ad un progetto che era ormai nella fase esecutiva. Progetto che forse a rileggerlo ci accorgiamo che ha una modernità incredibile, e forse anche partendo da quello si potrebbe giungere ad una soluzione a tempi brevi. Allora, cedo adesso la parola all'onorevole Giorgio Mulè, sottosegretario alla difesa. Grazie. Grazie, grazie avvocato, grazie Maurizio, grazie a Mauro Proietti, alla Fondazione Italia Protagonista, perché essere oggi inserito in questo panel, che è davvero elevato per chi ne fa parte, per me è davvero un privilegio, e vi ringrazio per questo Maurizio e la sensibilità che ha dimostrato. Vede, a me colpisce e ha colpito nel documento finale della bussola strategica, e vado direttamente al punto, una frase che è una frase chiave, come io sto imparando in questa travolgente, meravigliosa esperienza, prima umana e poi professionale, istituzionale al Ministero della Difesa, per la tensione positiva che si respira nell'essere a contatto, nell'essere davvero privilegiato nel contatto che si ha con i nostri militari. Dicevo, la parola che più mi ha colpito istituzionalmente nel documento della bussola strategica è la capacità di agire. Quando cioè si prende finalmente atto, diciamo che la capacità di agire è, da una parte, la precondizione operativa per chi, come dicono i militari, in prontezza deve essere, come dice la stessa parola, pronto a entrare in campo in tempi rapidissimi. Beh, la capacità di agire, nel caso della bussola strategica, si sovrappone a una capacità di agire dal punto di vista politico. E qui, come dire, la bussola strategica disvela quello che è il suo compito, quello che è il suo grande fine, che interpella quella maturità di cui hanno parlato chi mi ha preceduto, cioè la maturità di individuare strategie e di obiettivi, di metterli in ordine secondo quello che devono essere delle azioni condivise che permettono alla bussola, appunto, di agire. Nella costruzione della bussola, l'ha detto benissimo il generale Graziano, la presidente Pinotti, andando tecnicamente a vedere l'iter di costruzione, siamo un punto nodale nel quale dovremmo stare attenti per evitare di cadere negli errori del passato, e che questa bussola venga poi adesso materialmente costruita tenendo conto delle sensibilità, chiamiamole così, dal punto di vista operativo e culturale, che risiedono nella pluralità di stati che hanno condiviso il documento, che è perfetto da un punto di vista geopolitico e che individua
dalla necessità dell'Indo-Pacifico per arrivare alla minaccia russa, quali sono i target principali. Allora, la costruzione della bussola pretende che adesso, quando bisognerà mettere giù le 59 azioni che sono previste per mettere in atto i cosiddetti 15 cluster di azione, si tenga conto delle sensibilità. La Presidente Pinotti citava non a caso e assolutamente in maniera perfetta il ruolo che ha avuto in passato l'Agenzia Europea della Difesa, che oggi, guai se così non fosse, deve invece avere un ruolo centrale, non abdicando alla concezione, centrica, lasciatemi dire, della Commissione europea, che certamente è un ruolo guida, ma di cui però l'Agenzia europea della difesa, dove non a caso, lo dico non a caso, le sensibilità italiane in questo momento sono rappresentate, dall'Agenzia europea della difesa, che è quella che deve individuare gli investimenti, le linee di investimento, sarà necessario puntare la nostra attenzione, parlo in termini di sistema d'Italia. Sistema d'Italia perché da quella connessione che si dovrà attuare tra l'Europa e la NATO si disegna un percorso che non è solo e soltanto di sicurezza, ma un percorso che attiene anche alla politica industriale, in questo caso della difesa, della sicurezza del nostro Paese. Oggi diceva il Presidente Draghi nel suo discorso al Parlamento Europeo, mutuando quella capacità di agire, tramutandola nell'attuare con rapidità quello che è previsto anche e soprattutto nella bussola strategica. E parlava non a caso su un tema su cui è bene soffermarsi, su cui anche politicamente l'esperienza e la sensibilità che oggi qui rappresenta questo tavolo ne ha fatto un punto centrale, cioè la necessità di armonizzare, tenendo ben presente che il nostro faro rimane la NATO, il ruolo centrale della NATO, il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, armonizzare questi sistemi. Il Presidente del Consiglio ha citato un dato, a me fa piacere citarne un altro che va nella direzione di quell'idea giusta, pratica, fondante, che è la Conferenza internazionale per l'ottimizzazione degli investimenti militari. Bene, dati non sono aggiornati, ma fino a pochi anni fa gli Stati Uniti contavano su 27.500 carri armati di 9 modelli diversi. Tutta l'Unione Europea contava su 17.000 carri armati di 37 modelli diversi. Questo da solo fa capire, insieme agli dati che sono citati, qual è la necessità di andare incontro a una ottimizzazione dei sistemi, che sono 146 quelli dell'Unione Europea contro i 34 dell'America. È stato anche calcolato in uno studio quanto potrebbe impattare in termini di qualità della spesa questa ottimizzazione, che va esattamente nella direzione di quello che deve fare la bussola strategica. Parliamo di una cifra che è intorno o superiore ai 50 miliardi di euro. Considerando che il nostro Paese ne spende circa 25, quasi 26 nel 2020, 25.956 vado a memoria nel 22, abbiamo l'idea di quello che rappresenta in termini di risparmi che vanno in direzione di virtuosa di quello che può e deve essere la bussola strategica. Però bisogna stare attenti a non banalizzare, certamente il verbo sbagliato, ma a non preoccuparsi di mettere tutto assieme in questa bussola strategica, perché l'Indo-Pacifico, le minacce ibride, la Cina, le tensioni regionali, sì, è tutto vero. È un documento che potrebbe essere, partorito dai migliori think tank, ma nell'accezione pratica poi bisognerà stare attenti a non polarizzare, visto che parliamo di una bussola, gli aghi di questa bussola dal punto di vista magnetico, bisognerà stare attenti alle tempeste magnetiche, cioè a quello che può succedere all'interno di un processo di condivisione nel quale i singoli stati tenderanno a mettere accento su alcune crisi o su alcune necessità rispetto alle altre. Allora, come ci si deve muovere in questa bussola? Sulla base delle sopravvenienze, sulla base di quello che non la storia ma la cronaca impone, o sulla base di
un indirizzo politico comune che deve far dire che il Sahel, quello che il ministro Guidini ha battezzato il Mediterraneo allargato, cioè quell'area, un'area di interesse dell'Italia, o interessa finalmente, deve interpellare il futuro, quindi che si determina oggi, della politica di difesa europea. Non è un problema italiano ciò che avviene in Mali, in Niger, in Burkina Faso, non è un problema che non appartiene più alla Francia, è un problema della bussola strategica nella sua accezione di essere, di avere una strategicità nell'approccio che è operativo ma che è anche politico e che manda in soffitta il dibattito a volte sterile, consentitemi, sul raggiungimento del 2% su quello che successe nel 2014, su quello che dovrebbe succedere adesso. È un processo che da un punto di vista storico non può, come dire, trovare un tetto al 2, all'1,14, all'1,22, riguarda valori che sfuggono a una cifra. Il valore della vita, il valore della democrazia, il valore della libertà sfugge a qualsiasi cognizione matematica o aritmetica, perché è una precondizione per poter usufruire di quei valori. La bussola strategica ci offre una straordinaria possibilità, dicevo, di rivedere quello che può essere e deve essere la strategia della politica industriale della difesa. C'è una direttiva emanata dal Ministro alcuni mesi fa che in questo caso è precisa, in occasione del trattato italo-francese. Vedete, a mio giudizio, avendo una posizione strategica dal punto di vista europeo della NATO, l'Italia è una straordinaria opportunità per lei di questa bussola. In ambito terrestre, penso ovviamente all'Europa, a partnership che vanno sviluppate, magari con la Germania, in ambito navale già esistono con la Francia, in ambito aeronautico con gli Stati Uniti, per farci essere contemporaneamente tenere le due assi ben salde, europeismo, atlantismo, rapporto con la NATO privilegiato con gli Stati Uniti, rapporto europeo saldo. Questo significa avere anche la capacità di in futuro di determinare le scelte politiche, perché verranno e terranno conto di esperienze che abbiamo già in nuce, le abbiamo fatte con il consorzio degli Eurofighter, la Spagna, l'Italia, la Germania, il Regno Unito, adesso con l'Eurodrone, con l'Euromail, con esperienze che ci fanno dire che laddove nascono questi consorzi che guardano alla qualità della spesa nella prospettiva di un miglioramento di tecnologie che spesso, molto spesso, poi sono dual use, perché la bussola strategica ha anche lì, e questo è un problema culturale da superare, che non riguarda l'armamento, riguarda la dotazione tecnologica di difesa e di sicurezza di un paese che riverbera immediatamente i suoi effetti sulla azione civile. Abbiamo detto tante volte, gli elicotteri, quando si parla di elicotteri che guardano a uno sviluppo nei prossimi 10-15 anni, parliamo di un mezzo che nasce e viene sviluppato grazie a programmi di investimento che riguardano l'esercito, la marina, l'aeronautica, ma che avranno un logico e immediato adempimento nelle missioni civili, di protezione civile, nelle catastrofi, nelle calamità naturali, nel trasporto di feriti, nel trasporto di persone che hanno necessità. Allora, quello che chiamano oggi il Future Vertical Lift, quel tipo di elicottero, è un elicottero militare o un elicottero duale? È duale. E allora, soltanto se culturalmente superiamo il gap che ci divide dall'utilizzo e dalla necessità che risiedono in una non in un armamento, ma in un arsenale che, prima ancora che essere militare, è un arsenale di democrazia. È un arsenale di democrazia all'interno del quale risiedono tutte le forze. Allora noi avremo la capacità di sfruttare al meglio la bussola strategica, interpretandola non solo e non soltanto come un obbligo a cui ci chiama oggi la storia, ma come una straordinaria capacità di far crescere il nostro Paese in tutte le sue dimensioni. Grazie. Senatore Gasparri.
No, volevo solo, prima che prendesse la parola il ministro Guerini, avere l'occasione non solo di ringraziarlo ulteriormente per aver accettato l'invito. Il ministro Guerini si attiene molto al suo ruolo istituzionale, quindi rispetto ai dibattiti giustamente centellina le sue presenze, perché interpreta in maniera rigorosa il suo ruolo di ministro della difesa, pur essendo un uomo politico, che dal mio punto di vista è un complimento non per tutti. Oggi la qualifica di uomo politico è considerata un complimento per noi. E lo voglio ringraziare, lo dico, mi fa piacere dirlo anche di fronte ai vertici delle Forze Armate, perché così come con il ministro Pinotti in altre fasi, non manca mai un confronto, anche nella riservatezza, senza violare le regole dello Stato. Io ho fatto il relatore del decreto sull'Ucraina, non ho chiesto e non ho letto l'elenco delle armi, pur essendo il relatore del provvedimento, essendo segretato, diciamo, abbiamo svolto in Parlamento la funzione istituzionale, però non manca l'occasione per confrontarsi, per scambiarsi un consiglio, che lui anche spesso con grande umiltà e disponibilità, e quindi lo ringrazio anche per questo, per dire che anche oggi siamo in un governo, diciamo, di emergenza, siamo stati e saremo in schieramenti avversi, però ci sono persone che si parlano per il bene della nazione. Questo credo che sia un messaggio rassicurante anche per le nostre forze armate. Prego, da ultimo ma non ultimo, e non solo per il ruolo istituzionale, la parola al ministro Guerini. Grazie per l'invito a questo convegno, voglio ringraziare Italia Protagonista per aver pensato a questo momento di riflessione, di confronto comune, quanto mai attuale rispetto anche alla fase che stiamo vivendo, e non per garbo rispetto alle parole che ho appena detto, vorrei ringraziare il senatore Gasparri per non solo per aver voluto questo momento, per averlo organizzato con congruo anticipo, ma per il lavoro e l'attività che svolge a favore delle politiche di difesa del nostro Paese, con quel tratto di confronto che ha prima richiamato. Penso che sia importante che tra le forze politiche, al di là dei ruoli che ciascuno transitoriamente pro tempore ricopre, perché siamo tutti pro tempore, sia importante che vi siano canali di interlocuzione, di comunicazione, che vi sia confronto, che si via la capacità di ascoltare le posizioni delle idee degli altri, di informarsi reciprocamente, soprattutto su un tema così delicato come il tema che riguarda la difesa e la sicurezza del nostro Paese. Guai se questo non ci fosse, guai se non esistessero questi canali di confronto, di comunicazione, al di là del fatto che oggi condividiamo la responsabilità e il peso di guidare e governare insieme questa fase straordinaria del Paese, ma indipendentemente dai ruoli che ciascuno ha in maggioranza o in opposizione, questo credo sia molto importante. Penso di poter testimoniare che Maurizio è sempre stato, da questo punto di vista, in questi quasi 3 anni in cui io ho avuto l'onore di essere ministro della difesa del nostro Paese, un interlocutore leale, costante, attento, e lo voglio pubblicamente dire. Così come ringrazio tutti i relatori intervenuti, la Presidente Bernini, la Presidente Pinotti, che mi ha preceduto anche in questo incarico, il Sottosegretario Moulet, saluto l'onorevole Tripodi, che è stata, insomma, che è membro della Commissione Difesa della Camera, che lavora con grande impegno e anche con grande efficacia rispetto all'esigenza di far progredire una serie di provvedimenti che siamo riusciti a portare alla luce, non ultimo appunto la legge sulla rappresentanza sindacale nelle Forze Armate. Quindi, insomma, l'occasione di oggi, dentro questo contesto di confronto, pur con posizioni diverse e con opinioni diverse, è un'occasione importante, perché appunto mette al centro della nostra riflessione il tema della difesa europea, della costruzione della difesa comune europea, che è un processo politico e tecnico molto impegnativo e molto importante, che sicuramente è un processo che parte da lontano, che come tutti i processi politici è stato caratterizzato da come dire, crescita graduale, poi stop, poi ripresa dei lavori, poi salto di qualità, anche in relazione alla dinamica del contesto in cui questa riflessione è avvenuta. Perché non a caso, anche recentemente in relazione agli
aspetti, ai momenti più complicati e più critici che abbiamo vissuto. È stato ricordato prima il rientro, la chiusura e poi il rientro dall'Afghanistan dopo 20 anni di impegno in quel paese, e oggi con la crisi ucraina che stiamo vivendo, dentro questi momenti di crisi l'Europa ha saputo fare salti e passi in avanti importanti, alzando il livello dell'ambizione e anche il coraggio per conseguirla. La bussola strategica da questo punto di vista è un passo importante. Io non mi appassiono mai a quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Vedo che però è stato fatto un passo importante, che è un passo a cui ne dovranno seguire altri, ma che certamente è stato anche aiutato dalla fase di difficoltà, di crisi che avvertivamo tutti, avvertiamo tutti rispetto a un ruolo più volte declamato ma poco praticato dall'Europa nell'ambito della difesa e della sicurezza, e del salto di qualità che questa discussione, che questa riflessione ha avuto. Certamente, tenendo conto di un quadro di complessità con la quale ci siamo confrontati, tenendo conto del contesto, anche delle relazioni con i quali ci siamo dovuti confrontare nel corso degli anni che stanno alle nostre spalle, nella attenzione dei governi, nell'attenzione dei parlamenti, più o meno marcata a seconda dei momenti, e dell'attenzione e della sensibilità delle opinioni pubbliche rispetto a questo tema, delle scelte nazionali e del dibattito nazionale che comunque caratterizza il terreno su cui maturano poi le decisioni politiche, e quindi diciamo, anche tutto questo discorso ha avuto come caratterizzazione appunto momenti in cui ci sono state delle accelerazioni, momenti in cui ci sono state delle enfatizzazioni, ma anche momenti di difficoltà. Prima Roberta richiamava, diciamo, la cena informale da cui scaturisce la PESCO. Io posso ricordare appunto nell'autunno del 2019 come, in relazione a una bussola strategica che era partita ma che non trovava, diciamo così, un binario condiviso su cui poi fare un'accelerazione, proprio quei quattro paesi, i paesi del cosiddetto PESCO 4, cioè Italia, Francia, Germania e Spagna, i ministri della difesa di questi quattro paesi, lì l'altra volta erano quattro donne, stavolta c'era un uomo e tre donne, abbiamo sbagliato solo in Italia, mi spiace, insieme decidemmo di sottoscrivere, di realizzare e poi di sottoscrivere un documento che fu inviato a tutti i ministri della difesa degli Stati membri, che fu inviato alla Commissione, in primis all'alto rappresentante Borrell, in cui alzavamo l'asticella dell'ambizione della bussola strategica e in cui indicavamo l'esigenza di procedere con forza, con speditezza, con la capacità di guardare dentro i problemi, di confrontarsi con essi, i lavori che eravamo chiamati a fare. Tutto questo lavoro poi si è sviluppato, ha tenuto conto appunto dei passaggi critici che prima ho richiamato. Certamente un passaggio critico è stato il rientro dall'Afghanistan, la conclusione dell'esperienza in Afghanistan. Non ripercorro le decisioni di quei momenti, la posizione italiana voi la conoscete, l'ho rappresentata anche in Parlamento nel momento in cui abbiamo affrontato quelle decisioni e quei passaggi. È stata presa una decisione è stata poi attuata, ma dentro quel passaggio si evidenziava con ancora maggior enfasi il fatto che la dimensione europea non aveva potuto dispiegarsi in maniera efficace, in maniera importante, in maniera coraggiosa e anche con un quadro di autonomia, di obiettivi e di strumenti, perché appunto il lavoro che tutti noi abbiamo auspicavamo non si era ancora compiuto e realizzato. E allora dentro quella iniziativa che abbiamo assunto come quattro paesi siamo passati alla fase della presidenza portoghese del semestre portoghese di presidenza europeo. In quella fase abbiamo affrontato anche lì una discussione complicata e complessa sul livello di ambizione della bussola strategica,
sugli strumenti, sulla volontà di fare o meno una discussione vera, anche divisiva, con la capacità di prendere decisioni anche su punti che potenzialmente potevano essere divisivi tra gli Stati membri. Penso al primo punto di una strategia di difesa e di sicurezza, cioè l'analisi condivisa della minaccia, perché da lì si parte. È chiaro che in un'Europa con 27 Stati membri, sviluppata e dispiegata su una consistenza geografica molto ampia, è chiaro che la percezione o comunque l'analisi della minaccia, trovare una visione condivisa dell'analisi della minaccia è già un primo passaggio complesso. L'analisi della minaccia che proviene da un paese spostato sul fianco est è molto differente o è differente rispetto appunto all'analisi di minaccia, della minaccia di un paese come l'Italia più proiettato diciamo sul fianco sud. Ma lì chiedemmo con grande forza che ci fosse una discussione, che ci fosse una discussione coraggiosa, che non si facessero passi indietro, che non si accettassero soluzioni di compromesso, e quella spinta ha portato poi durante il semestre di presidenza francese ad arrivare a marzo, anche dopo come dire, il fatto straordinario con il quale ci stiamo confrontando, cioè l'aggressione russa all'Ucraina, alla sottoscrizione della bussola strategica, che è un quadro strategico di riferimento attraverso il quale far procedere e progredire il tema della difesa europea, che non è il tema romantico che ogni tanto si sente parlare, della questione che riguarda la creazione dell'esercito europeo, quasi che diciamo dovessimo dipingerci le lunette e metterci le bandiere europee, qualcosa di molto più complicato, di molto più consistente, di molto più complesso, che richiede un lavoro politicamente molto impegnato. L'attenzione della stampa è andata molto sul tema della forza d'ingresso, della forza di dispiegamento rapido. I 5.000 sono tanti, sono pochi. A mio parere non è quello l'elemento centrale. L'elemento centrale è invece, come dire, la cornice nella quale lavorare, che ha alcuni punti fondamentali da sviluppare, e in quei punti fondamentali da sviluppare c'è tutta la sostanza del confronto politico che è presente nella bussola, ma che dobbiamo portare avanti, che significa analisi condivisa della minaccia, che significa costruzione di base tecnologica industriale europea, che significa costruzione di capacità militari, che significa volontà di impiegarle. Questi temi sono temi che non sono di natura tecnica, sono di natura essenzialmente, squisitamente politica, e richiedono nella capacità di affrontarli intelligenza politica, coraggio politico, capacità di trovare dei punti di incontro e capacità di come dire, tenere insieme lo sguardo su un obiettivo, su un orizzonte e su un progredire della cooperazione e dell'integrazione europea, ma nel contempo avere presente anche qual è il quadro degli interessi nazionali che devono essere salvaguardati dentro questo percorso. Perché quando parliamo di costruzione di base tecnologica industriale europea, anche richiamando i temi che sono stati prima citati rispetto alla frammentazione dei sistemi d'arma, rispetto alla predilezione dei programmi nazionali, ecco, dentro questa discussione c'è da un lato l'afflato cooperativo, ma dall'altro lato anche la tutela degli interessi nazionali che devono essere tutelati. Perché ci sono paesi che hanno un tessuto industriale nell'ambito della difesa importante e il processo di cooperazione deve vedere una loro valorizzazione, e che non possono essere, come dire, dispersi, che non possono essere subordinati ad altri assetti industriali con i quali si devono confrontare. Quindi i percorsi e i processi sono molto complicati e sono molto complessi, richiedono presidio politico, richiedono sguardo, richiedono intelligenza, richiedono capacità di discutere anche in sede nazionale rispetto a scelte che devono essere compiute. Gli Stati Uniti hanno minori sistemi d'arma perché il Pentagono alcuni anni fa chiamò le industrie nazionali e le incentivò, diciamo, con strumenti, ma anche con la moral suasion della politica, gli incentivò
a lavorare in direzione di accorpamento, di aggregazione, di semplificazione del quadro. È stato complesso, come potete immaginare, in un unico paese, è ancora più complesso nella dimensione di 27 Stati membri con sistemi industriali nazionali che devono essere preservati e portati dentro questo processo. Partiamo dall'anno zero? No. Sono stati fatti passi importanti sul piano cooperativo, della cooperazione. Penso ad esempio a tutta la strumentazione giuridica e finanziaria che l'Unione Europea in questi anni ha sviluppato, veniva richiamata prima PESCO, parliamo di IDP, parliamo di EDF, parliamo cioè di strumenti che l'Unione Europea ha individuato e ha implementato nella capacità finanziaria, ancora non sufficiente. Parliamo di agenzie che come dire, seguono questo processo. Oggi ho sentito parlare molto di EDA, no? L'Agenzia Europea per la Difesa. C'è un'altra agenzia cooperativa, non dell'Unione Europea, ma di Stati membri dell'Unione Europea, anzi in questo caso c'è ancora UK che aveva dato vita, penso a OCCAR, sono stati prima richiamati dei programmi, OCCAR ha un quadro di impegni sui programmi di cooperazione tra Stati che è molto più importante in termini di budget di EDA, molto più importante. Se io cito due grandi programmi, uno del passato e uno del futuro, quello del passato è il programma sulle fregate multiruolo, sulle FREM, e quello del futuro è Euromail, Airpass, quelli trovano proprio in OCCAR lo strumento con il quale questo programma viene portato avanti. Quindi da un lato gli strumenti, dall'altro lato la dotazione finanziaria, dotazione che è ancora insufficiente a livello europeo. L'EDF nasce in termini di ambizioni con una definizione di un obiettivo 13,7 miliardi di euro e poi in realtà anche in relazione agli eventi con i quali ci siamo confrontati nei due anni che stanno alle nostre spalle, cioè alla pandemia, quel fondo viene abbassato e arriva a 7 miliardi a livello europeo. C'è l'esigenza da questo punto di vista che un'Europa che vuole essere protagonista nel campo della difesa e della sicurezza, quelle risorse le implementi e le sviluppi. E dall'altro lato appunto la costruzione, quindi strumenti, risorse, volontà politica. Volontà politica significa costruzione di capacità militari e significa volontà di impiegarle laddove è necessario. Su questo poi magari torno nella parte finale del mio intervento, ma appunto ho voluto citare queste cose per dare il senso del grande lavoro politico che deve essere realizzato. Poi è evidente che la cornice è quella dello Strategic Compass, nello Strategic Compass ci sono gli obiettivi, negli obiettivi ci sono le macro aree di intervento e di lavoro, però diciamo l'afflato politico, l'impegno politico è l'elemento fondamentale con il quale ci dobbiamo confrontare. Lo facciamo in una fase particolarmente impegnativa dal punto di vista del contesto internazionale di sicurezza. L'aggressione russa all'Ucraina è l'aggressione ad uno Stato sovrano, al suo popolo e alla sua libertà, ma nel contempo anche una minaccia reale e forte all'architettura di sicurezza internazionale e in particolar modo all'architettura di sicurezza europea. Questo fatto, questo evento, con gli sviluppi che avrà e con l'impegno che noi stiamo realizzando, io vorrei essere molto chiaro da questo punto di vista, c'è un paese aggressore e c'è un paese aggredito. C'è una scelta della comunità internazionale che è quella di sostenere il paese aggredito con una pluralità di strumenti e di interventi che il Parlamento ha individuato, ha autorizzato e sui quali ha impegnato il governo. Una risoluzione votata all'inizio di marzo, prima alla Camera e poi al Senato, in maniera condivisa, ha indicato qual è la cornice entro la quale il governo deve agire e in quella cornice noi stiamo agendo, come sempre in relazione a una situazione di straordinaria crisi come quella con la quale ci stiamo confrontando. C'è l'esigenza che la discussione, il dibattito sia presente, il rapporto tra governo e Parlamento sia continuativo. Io giovedì sono in Commissione Difesa Camera e Senato, mi confronterò
e aggiornerò la Commissione di questo lavoro, sul lavoro che stiamo facendo, sulle intenzioni che facciamo, sul lato difesa. Sono andato due volte al COPASIR, sono stato in commissioni congiunte difesa e esteri, Camera e Senato, la stessa cosa ha fatto il Ministro degli Esteri, il Presidente del Consiglio è andato in Parlamento, si dovrà continuare a mantenere forte questo canale di comunicazione tra Governo e Parlamento, ma noi lavoriamo da un lato a sostegno della resistenza ucraina rispetto a un paese, rispetto alla situazione in cui un paese è stato aggredito e un paese ha deciso di aggredire, e nel contempo di implementare, incoraggiare, rafforzare, spingere tutti i canali e tutti gli ambiti di negoziazione necessari per arrivare a una cessazione delle ostilità e ad un negoziato che sia trasparente, sincero e vero e soprattutto costruttivo. Questo è il lavoro che siamo chiamati a fare in questo momento, questo è il lavoro che stiamo cercando di fare, sapendo che appunto questo lavoro muove su iniziative che vengono assunte dalla comunità internazionale, in cui l'Europa ha assunto delle decisioni in maniera coraggiosa e chiara. Putin scommetteva su due cose, una NATO indebolita dall'esperienza afghana e un'Unione Europea divisa rispetto alle conseguenze delle decisioni che avrebbe dovuto assumere. Si è trovato di fronte a una NATO unita e una NATO più forte di prima, da questo punto di vista, polarizzante anche rispetto alle esigenze di sicurezza di alcuni paesi, patria della NATO ma fuori dalla NATO, e si è trovato un'Europa che è stata capace di rispondere in maniera coesa e unita rispetto a decisioni complesse, difficili, critiche che siamo stati chiamati ad assumere. Questo però ci deve dire che noi dobbiamo continuare da un lato a mantenere alta la nostra azione, il nostro supporto dentro il perimetro delle autorizzazioni che il Parlamento ha dato, degli impegni che il Parlamento ci ha assegnato al sostegno all'Ucraina, e dall'altro lato però ci deve vedere impegnati alla ricerca di una soluzione negoziale. Questa crisi ha determinato un passo in avanti dal punto di vista del ruolo dell'Europa anche sul fronte della difesa e sicurezza. Però qua io vorrei dire due cose. La prima, il rafforzamento della difesa europea è una scelta che va nella direzione di rafforzare l'autonomia strategica europea, ma questa autonomia strategica deve essere ritenuta non autonomia da, ma autonomia per. È un di più di responsabilità che l'Europa si assume. Immaginare che l'autonomia strategica europea sia da interpretare in maniera, diciamo così, concorrenziale rispetto alla relazione transatlantica non è ciò che è, diciamo così, alla base del lavoro, della riflessione e dell'impegno sulla costruzione della difesa europea. La nostra architettura di sicurezza si basa su due pilastri, la relazione transatlantica e il pilastro della difesa europea, dell'Unione Europea, che dobbiamo ulteriormente implementare, anche dentro una suddivisione di responsabilità che è, come dire, l'elemento fondamentale su cui noi ci dobbiamo confrontare, anche in termini di voler, ogni tanto si sente, dovremmo contare di più. Contare di più significa assumersi maggiore responsabilità, ok? Perché nel momento in cui l'onere della difesa è sbilanciato tra i due pilastri, questo elemento, diciamo così, incide anche poi sulla capacità di essere protagonisti, sulla nostra ambizione di essere protagonisti. Quindi bisogna alzare il pilastro della difesa europea, anche perché questo significa appunto maggiore responsabilità, significa un'Unione Europea nel campo della difesa e della sicurezza capace di proiettare le proprie capacità appunto per intervenire in situazioni di crisi internazionali, per intervenire con azioni di stabilizzazione nel proprio immediato vicinato, che guardi con attenzione soprattutto al fianco sud, che è un fianco che noi richiamiamo in termini di attenzione alla NATO, ma è sicuramente un ambito in cui l'Unione Europea può lavorare. E il secondo elemento, anche qua lo dico, è la seconda tentazione a cui dobbiamo sfuggire, è immaginare che il tema della difesa europea ci sottragga
dalle decisioni nazionali che dobbiamo assumere. Allora, un po' di anni fa alcuni anni fa venne fatto un sondaggio in cui a livello europeo, diviso per singole state, sul ruolo, sull'identificazione dell'opinione pubblica rispetto al ruolo della NATO. L'Italia diede un risultato molto elevato in termini di condivisione della NATO, ma poi nel momento in cui si chiedeva chi deve difendere la sicurezza italiana, gli Stati Uniti. Oggi, ecco, io non vorrei che uguale discussione fosse su quello, cioè c'è l'Unione Europea, c'è la difesa europea, le responsabilità nazionali trovano lì la loro soluzione. No. La difesa europea non ci sottrae dalle responsabilità nazionali che noi dobbiamo continuare ad assolvere in termini di ammodernamento del nostro strumento militare, in termini di scelte che dobbiamo fare, in termini di politica di investimenti, in termini di pluriennalità degli investimenti che siamo chiamati a realizzare, cioè a continuare sul lavoro che abbiamo iniziato in questi anni in una condivisione larga in Parlamento, che ci ha visto appunto fare passi importanti in avanti dal punto di vista degli strumenti e delle decisioni in senso nazionale. Certamente con la consapevolezza che l'orizzonte europeo consentirà di razionalizzare al meglio alcuni investimenti, di favorire nella cooperazione la capacità di rispondere a capacità strategiche di cui l'Europa non è dotata. Cito uno, il trasporto strategico. Guardo i capi di Forza Armata, credo che condivideranno questa mia valutazione, ma ne potremmo citare altre, su cui certamente l'elemento della difesa europea e del lavoro che possiamo fare in quella direzione è assolutamente importante. Chiudo quindi con questo punto di situazione. Siamo dentro un processo, siamo dentro un percorso che ci ha visto fare passi in avanti importanti, che ci ha visto fare scelte significative nel corso di questi anni, che ci ha visto capaci come Europa di rispondere alle crisi con dei salti in avanti, ma il lavoro che fin qui abbiamo realizzato necessita di avere una proiezione, un impegno, un investimento politico anche per il prossimo, anche per il futuro. Nella dimensione nazionale, per quanto riguarda le scelte nazionali, nel rafforzamento della dimensione europea, per quanto riguarda la costruzione della difesa europea. Io penso che l'Italia non possa che essere nel gruppo di testa di questo lavoro, non possa che esserlo per le ragioni storiche che sono state prima ben richiamate ed evidenziate, ma non possa che esserlo per il proprio peso demografico, per il proprio peso economico, per il proprio peso in termini di capacità militari, per il proprio peso in termini di contributo alla base tecnologica industriale europea nel campo della sicurezza e della difesa. E credo che questo ruolo, se non lo esercitassimo fino in fondo, non faremmo un servizio al nostro interesse nazionale e non faremmo un servizio all'Europa. Grazie. Ringrazio il Ministro per il tempo che ci ha concesso e la chiarezza con cui ci ha esposto il suo intervento. Do la parola adesso al Segretario Generale per il saluto e le conclusioni. Prego, Mauro. Grazie Renato, grazie a tutti. Il mio sarà veramente soltanto un ringraziamento vista l'ora. Siamo stati anche nelle 2 ore, quindi siamo stati abbastanza veloci tutti. Erano un po' preoccupati i cerimoniali che ci hanno seguito in questi giorni, che ringrazio veramente per la collaborazione. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, anche quelli che ci hanno seguito sulla nostra pagina Facebook della Fondazione, perché è rimasto un retaggio dei tempi della pandemia, quindi va sempre bene perché la sala era comunque piena. Ci tenevo a ringraziare veramente tutti i nostri ospiti, in particolare, non me ne vogliano gli altri, il Ministro Guerini, che a differenza di quanto ci aspettavamo ci ha chiesto di parlare per ultimo, per ascoltare tutti, ha preso appunti e ha dato le indicazioni, quindi non è da tutti, devo dire. Noi di convegni ne abbiamo organizzato più di qualcuno e devo dire che
che non è da tutti, ma tutti gli altri sono rimasti, e questo significa attenzione nei confronti di chi è venuto qui, di chi ha fatto la fila e di chi veramente ci teneva ad ascoltare un argomento così attuale, perché diciamoci la verità, e veramente non mi dilungo, Ministro, non so se si può dire, ma questo per noi, questa invasione da parte della Russia è un po' come un 11 settembre. Diciamo, è una svolta, è uno spartiacque, e a volte mi rifletto che chi magari era appena nato o non era nato l'11 settembre oggi ha 20 anni e scopre che abbiamo la guerra alle nostre porte, e scopre soprattutto, questo devo dire che mi ha impressionato, che una grande capitale europea può essere distrutta completamente se 200 secondi prima una persona pigia un tasto su un... per far partire un missile. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi, ci auguriamo tutti chiaramente, come diceva il Presidente Pinotti, che questo non accada e che tutto possa finire presto, però è chiaro che l'argomento anche per questo desta interesse, e devo dire le parole di oggi sono state molto confortanti. Dal fatto della bussola europea si vede che c'è un'intenzione generale di sviluppare, di andare avanti su questa strada. Gli ostacoli sono molti. L'altro giorno, e chiudo, mi faceva sorridere un'intervista di Moulet, radiofonica, del sottosegretario Moulet, che ha dovuto spiegare un po' anche da giornalista com'è, che non c'è differenza tra armi offensive e difensive rispetto a un argomento che è uno poi degli ostacoli anche che nazionali, no? La polemica che c'è stata. Quindi Moulet ha dovuto spiegare a un giornalista che poi la differenza una pistola non offende né difende, è un'arma. Speriamo non vadano utilizzate. Le parole di oggi sono state veramente incoraggianti, speriamo che in Europa si possa proseguire su questa strada e i tempi siano brevi. Grazie veramente a tutti per essere intervenuti e appuntamento alla prossima iniziativa della Fondazione. Grazie.